Ricordati che una madre insegna sui primi tempi al proprio bambino a camminare sostenendolo. Ma questi però in seguito deve camminare da sé. Tu, quindi, devi ragionare con la tua testa. Care sorelle, cari fratelli, abbiamo appena sentito uno dei più aurei pensieri di Padre Pio che ci ha donato Alberto Del Fante in questo gennaio che sta volgendo al termine e che racconta un inedito della fanciullezza di Padre Pio, perché è stato dichiarato: pensa alla mamma che aiuta il bambino a compiere i suoi primi passi. È impossibile che Padre Pio, nel dichiarare e nell'aver scritto ciò che abbiamo sentito, non abbia pensato alla mamma che lo aveva veramente accompagnato a compiere i primi passi nella sua crescita spirituale. Ma al di là del fatto del cenno biografico della mamma, noi dobbiamo essere accorti di fronte a questo pensiero per capire che nella nostra vita spirituale, come dice San Paolo, c'è una progressione continua nell'avvicinare quella che fu la statura di Cristo Gesù. Si intende questo. Noi, cito ancora San Paolo, che peraltro, lo ricordo, fu letto a menadito e imparato da Padre Pio, all'inizio riceviamo come un puro latte spirituale per essere svezzati a diventare sempre più cristiani. Però è anche vero che, alla pari della mamma, se siamo dei bambini nella nostra vita spirituale e cadiamo, abbiamo sempre qualcuno che riesce e che ci aiuta a rialzarci. Ecco, Padre Pio, voglio veramente citarlo in questo senso, è stato un grande direttore d'anime, ma non soltanto, sapete, degli adulti. Molti fanciulli e anche financo bambini, qui a San Giovanni Rotondo abbiamo addirittura la struttura Angeli di Padre Pio, andavano e in qualche modo assorbivano da Padre Pio quella tenerezza cristica che lui riusciva a trasmettergli. Padre Pio, questo forse viene messo troppo poco in evidenza, saldava la spiritualità che lui voleva trasmettere ai bambini, risollevandoli, cioè facendoli crescere nella fede, con la grande devozione che aveva alla Vergine Maria, soprattutto, come sappiamo, alla Madonna di Fatima, perché non soltanto era consapevole, come è scritto nei dati della Sacra Scrittura, che la figlia di Sion partorì quando era sedicenne, ma che proprio dal latte materno della Vergine Maria l'infante, il bambino Gesù, apprese i primi rudimenti della Torah, della legge, dei profeti e dei salmi, e che quando qualche volta anche Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, si è trovato come vero uomo in qualche frangente in cui doveva rialzarsi, la Madre Maria era sempre lì. Ecco, allora capiamo con più luce, si dice in maniera più iridescente, questo passo materno dell'epistolario di Padre Pio, nel quale Padre Pio esibisce tutta la sua tenerezza. In poche parole, Padre Pio aveva capito che uno dei segreti della vita cristiana sta in questo, che la conversione inizia fin dal grembo materno. Secondo, che si incontra Gesù ascoltando il suo nome nel proprio padiglione auricolare quando viene detto dalla voce della mamma. Ognuno di noi ha sentito il nome di Gesù per la prima volta, sono pronto anche al contraddittorio se qualcuno non fosse d'accordo, perché sussurratogli dal nome della mamma nel padiglione auricolare. Ma soprattutto il terzo motivo è questo: noi abbiamo sempre un bambino Gesù che abita dentro di noi, ed è in questo senso che anche noi dobbiamo essere materni
con quel piccolo bambino di Gesù che dentro di noi desidera crescere, e cioè mantenere quell'innocenza che ci è stata data fin da piccoli perché Gesù possa diventare adulto e maturo in noi. Solo così, come Padre Pio, dall'infanzia di Gesù arriveremo al suo essere adulti, addirittura al suo essere e al suo poter essere dei crocifissi, come è riuscito ad esserlo lui ricevendo il santo dono delle stigmate il 20 dicembre del 1918.